come avevamo detto, l'argomento che tratteremo è come preparare questa aggressione ultraoffensiva che quest'anno, soprattutto a Spezia, dopo alcuni momenti di difficoltà, abbiamo cercato di a volte esasperare per cercare di mettere in difficoltà quel palleggio che le squadre di Serie A hanno, soprattutto da basso. Tantissime squadre lo adottano, allora abbiamo cercato di adottare questo tipo di atteggiamento, soprattutto per non permettere di far arrivare questi palloni puliti ai loro attaccanti, e abbiamo, penso, ottenuto dei buonissimi risultati anche per la disponibilità dei ragazzi, per il grande sacrificio mostrato, per il grande dinamismo, perché ce ne vuole tanto. Il coraggio che abbiamo fatto vedere in questo campionato, che tutti ci davano per spacciati, tutti ci davano per squadra che alla fine poteva ottenere poco, invece siamo riusciti ad arrivare a questa salvezza. Penso un'impresa epica, io l'ho definita, perché con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, penso sia stato veramente un traguardo eccezionale. Quindi tratteremo questo argomento qua, che quest'anno veramente ci ha dato grosse soddisfazioni. Sarai tu a guidare un po' il tutto, Certo. come accordi, e quando vuoi possiamo partire. Guarda, prima di partire con il video, visto il tuo percorso da ex calciatore, poi adesso da allenatore, ti chiedo solamente così, insomma, se c'è stato nel tuo percorso un momento o comunque un incontro o un'esperienza che vuoi raccontarci che magari ti ha fatto capire alcune cose relative o all'essere allenatore o all'essere giocatore. Ma è chiaro che nel momento in cui fai il calciatore e nel momento in cui ricopri il ruolo di centrocampista, penso che lì ci sia un qualcosa di magico, se hai la predisposizione e se la tua passione, che è quella di rimanere sempre dentro al campo, diventa quello di fare l'allenatore. Quindi è un qualcosa che è nato già da calciatore. È un qualcosa che è stato fortificato anche dai tanti allenatori di grandissimo livello che ho avuto, e poi pian pianino con le mie esperienze. Sono partito come allenatore in seconda, in Serie C, poi ho allenato le giovanili e poi sono partito in Serie D. In Serie D 2 anni dove penso siano stati davvero molto, molto formativi, perché sei costretto, tra virgolette, ad allenare mix di giovani, di esperti, di meno giovani, col fatto delle regole degli under. Quindi inizi a testare tantissime cose, tantissime situazioni, inizi a sbagliare, a modificare, a mettere a posto tutto quello che possono essere anche alcuni dubbi che hai. Poi pian pianino sono riuscito ad avere anche soddisfazioni in Serie C, con la vittoria dei playoff a Trapani. Anche lì cambiano le categorie, cambiano i calciatori, cambiano le qualità, quindi anche modellando, adattando tantissime situazioni. Poi i playoff vinti a Spezia, anche lì dopo un periodo di difficoltà dove per forza di cose ho dovuto cambiare, ho dovuto chiaramente, perché i protagonisti principali sono i calciatori, e lì devi adattarti a tante piccole cose. Anche lì il campionato con grande soddisfazione finito con la vittoria dei playoff, e quest'anno con l'approdo in massima serie, dove le difficoltà diventano enormi, dove i campioni che vai ad affrontare mettono a nudo tante situazioni dove pensi di essere già capace, invece è bello soprattutto per questo, perché inizi nel quotidiano durante la settimana a modificare, a perfezionare. Quindi questo è il mio percorso, fatto di tanti errori, di tante situazioni dove uno pensa che tutto sia giusto, invece non è così, non è così, ed è anche il bello di questo mestiere. Ti faccio una domanda relativa al tuo percorso. Sapevi già di arrivare ai massimi livelli quando hai iniziato, oppure l'hai costruito un po' alla volta?
No, che lo sapevo, quello sicuramente no, però era un obiettivo che era quello di tornare nelle categorie dove mi hanno visto in campo da calciatore, dove tutti abbiamo l'aspirazione di arrivare, dove ero convinto che con la grande passione, soprattutto col grande amore verso questo sport e soprattutto verso questo nuova mansione, penso poteva fare la differenza. E alla fine sono stato anche fortunato ad incontrare giocatori che hanno dato massima disponibilità e pian pianino in quel percorso che ho detto prima sono riuscito ad arrivare nella massima serie dove tutto diventa molto più bello, dove tutto diventa molto più complicato, dove bisogna lavorare veramente. Non sto qui a ripetere alcune frasi fatte 24 ore su 24, perché poi se sei lo Spezia non ti puoi permettere di lasciare nulla al caso, preparare tutti i dettagli e tutti i particolari e cercare di battagliare sempre, perché le difficoltà sono enormi. Bene, cominciamo, contestualizziamo quindi l'argomento di oggi. Parliamo di pressione ultraoffensiva, l'hai divisa prima contro una linea 3 e poi la faremo vedere contro una linea 4. La prima domanda che ti faccio per contestualizzare è, hai sempre adottato lo stesso sistema di gioco, per affrontare gli altri sistemi o hai dovuto cambiare? No, il sistema di partenza, in riferimento agli ultimi 2 anni, ma soprattutto in questa difficile annata, è stato sempre il 4-3-3, l'1-4-3-3, dove la base è stata sempre quella e dove però in tante situazioni abbiamo cercato di modificare, di adattare. Per quanto riguarda il recupero della palla e questa pressione ultraoffensiva che poi andremo a vedere, anche in funzione di quello che proponeva l'avversario. Quindi potevamo anche diventare con una linea di 4 in pressione, si poteva anche rimanere con la sola punta tra i due centrali e poi uscire fuori con una mezzala. Quindi abbiamo variato tantissime situazioni, che poi andremo a vedere, soprattutto anche per, come ti ho detto prima, limitare la grande qualità dei nostri avversari. Bene, allora partiamo e guardiamo la prima situazione. Allora, qui contro una linea 3 dell'Inter, affrontata come facciamo di solito con i tre attaccanti, che vanno in pressione sui tre centrali, cerchiamo sempre di proporre quest'uno contro uno, cercando di non far entrare la palla dentro al campo, cercando di portarli sempre sull'esterno, dove sull'esterno poi lì variamo, una volta può andare fuori la mezzala, una volta può andare fuori il terzino, un'altra volta ancora può continuare la stessa pressione la punta esterna. E poi se c'entrano dentro al campo su sta verticale, sul loro play o sui loro centrocampisti, qui l'Inter palleggiava solo con Brozovic, e anche qui variamo, o usciamo con il play, possiamo lavorarci con una mezzala, dipende sempre dalle situazioni. Siamo stati bravi soprattutto quest'anno a variare, chiaramente a leggere velocemente tutte le situazioni, sia su uno sviluppo 3 più 1, uno sviluppo 3 più 2, e qui contro l'Inter avevamo adottato questo tipo di aggressione, cercando di essere aggressivi qui davanti, ma soprattutto dietro, quando la palla sta per arrivare a Lautaro e Lukaku, che sapete tutti, sono bravi a lavorare uno per l'altro, sono bravi a prendere questa palla di scarico e poi allargare sui loro quinti, che praticamente fanno gli attaccanti, e abbiamo cercato di limitarli partendo così, altissimi e cercando di rubare loro un po' di qualità. Qui c'è Ricci, il play nostro che va in pressione su Brozovic, il loro play, con Mora che qui faceva la mezzala, che chiaramente
quello spazio lì in chiusura sulle due loro punte a schermare e cercare di non far arrivare pulita questa palla. Ma secondo la tua esperienza, perché